Ciao, ti ringrazio tanto per cliccare su questo video. Sono molto 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 contento, grazie mille per il tuo aiuto. Ma prima di guardare il video, mi fai un favore? Solo una, ti prego. Vai sotto questo video, vedi le cose rosse, iscrizioni, subscribe. Mi puoi cliccare su questo? Poi, dammi solo un like. Solo un like. E lasciami il tuo commento, cosa ne pensi su questo video. Lasciami il tuo commento. Per favore, dammi un like e subscribe. Condividi anche questo video con gli amici, con le persone. Grazie mille per aver fatto questo favore. Andiamo a guardare il video. Ciao a tutti, vi do un caro benvenuto sul mio canale Voice of Africa. Oggi è una bella giornata e siamo qui a Genova per chiedere alle persone questa domanda: che sposeresti un africano o un'africana? Io penso che il matrimonio è un'integrazione molto intima per vivere insieme tutta la tua vita con una persona con una cultura diversa, un pensiero diverso, magari un'abitudine molto diversa, perché guarda, se sei un africano, un'africana si sposa una persona bianca, hanno certamente la cultura diversa, pensieri diversi, anche tante volte regioni diverse anche, ma si incontrano, si mettono d'accordo per sposarsi, poi condividere quello che loro hanno per tutta la vita. E quindi io penso che il matrimonio è una cosa molto importante. La domanda della giornata, della settimana, dice: sposeresti un africano o un'africana? Se sei un africano o un'africana, sposeresti una persona bianca? Se sì, lasciami il tuo commento sotto questo video. Per piacere, non devi dimenticare a seguire, non devi dimenticare a lasciare un like se ti piace questo video, così mi darà forza per andare avanti a fare un po' di più. Quindi fammi sapere. Tanto video è la prima parte di sposeresti un africano o un'africana. C'è la seconda e forse la terza. Se vuoi che continui a fare questo tipo di video, fammi sapere, lasciami un commento, così faccio un po' di più questo video. La domanda ancora una volta è: sposeresti un africano o un'africana? Andiamo a chiedere alle persone questa domanda. Mio nome è sempre Jacob Langsin Ebenezer e stai guardando Voce dell'Africa, Voice of Africa, The Voice in the Wilderness. Iniziamo le domande. Buongiorno. Buongiorno. Per piacere, posso chiederti una domanda? Sì, certo. Sposeresti un'africana? Certo, non dipende dal colore della pelle, se una persona piace, piace. E quindi non c'è nessun problema se... Assolutamente no. Ti ringrazio. Perché ci dovrebbe essere qualche problema? Ti ringrazio. Niente.
Ciao ragazzi! Ciao! Come state? Bene, te? Bene, bene. Voi siete single, vero? Sì. Allora, sposereste un africano? Sì. Perché sì? Non c'è niente di male. Non cambia nulla da che provenienza sia, l'importante è che alla fine mi piaccia la persona che sposo, che io la ami, basta. Ha avuto la possibilità per conoscere un africano che lui, un fidanzato, un amico? Sì, alle elementari io ero fidanzata solo praticamente con africani, quindi. Sì. E come mai sei adesso single? Cerco una persona che mi piaccia veramente, però adesso mi sembrano un po' tutti stupidi, quindi preferisco rimanere single. Va bene, allora parliamo dopo questo, magari possiamo fare qualcosa. E tu? Lo stesso, basta che arrivi uno che mi tratti bene, che con cui io stia bene, poi se sia africano, italiano, non lo so, non importa. E cosa ti piace di più sull'africano? Non saprei, non ci sono delle caratteristiche specifiche, ma anche negli italiani in generale, il carattere, poi in genere siete sempre simpatici, non so. Allora, vi ringrazio. Di niente. Ciao. Ciao ciao. 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 Tutto a posto? Bene, bene. Sei single? No, sono fidanzato adesso. Ah, grandi. Sono fidanzato. Vuoi chiederti una domanda, posso? Sì. Se fosse sei single, sposeresti un africano, un'africana? Sì. Perché? Perché alla fine non capisco tanti razzismi che c'è in giro, come anche adesso per il coronavirus. Tanti giudicano il cinese o quello che mandano soltanto perché è cinese. No, questa cosa è idem per gli africani o per i colori, di colore. Alla fine, o di colore o di colore, l'unica cosa che conta è quello che sei dentro. È l'unica cosa più importante che ci sia al mondo. Può essere bianco o nero, è uguale. Hai avuto opportunità per avere una conoscenza o conoscere un africano come amico? Sì, tante volte ne ho conosciuto uno che è ad Albissola, che lavorava ad Albissola dove stavo io una volta, e lui era simpatico, perché alla fine secondo me gli africani, quelli neri sono più simpatici che ci siano, sono più realistici, più vivaci, più simpatici, più alla mano di certi italiani. Ovviamente, io parlo perché non sono italiano, perché sono brasiliano, sì, vabbè. Quindi vanno a giudicare anche la mia razza, che alla fine vabbè. Allora, ti ringrazio tanto. Grazie a te. Buongiorno. Buongiorno. Per piacere posso chiederti una domanda? Dimmi pure. Lui è single? Io sono single, sì. Ah, grandi. Sposeresti un'africana? Non lo so. Ah. Magari conoscendola bene, adesso non ho ancora in mente di sposarmi, però... Ok, grandi. Non si sa mai. Ma hai avuto la possibilità per conoscere gli africani come amici? Come amici, sì, ho avuto dei compagni di classe. Ah, ok. Alle superiori. Grandi, grandi. Ti ringrazio tanto. Grazie mille. Buongiorno. Sei single, vero? Cosa? Sei single? Sei single, no, o sei fidanzata? Sono fidanzata. Allora, va bene. Ma vuoi chiederti una domanda? Se fosse sei single, sposeresti un africano? Sì, nel senso, se mi trovo bene come persona, sì. Cosa ti piace di più sull'africano? Forse il fatto di culture diverse, di conoscere anche nuovi pensieri, poter avere un confronto. Ok. Hai avuto la possibilità per conoscere qualche africano, come amici? Sì, come amici. E come si trovano con loro? Molto bene, in realtà, molto bene. Allora, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Ciao.
vuoi fidanzare un africano? Ho cambiato la domanda, vero? È una domanda un po' difficile perché prima devo conoscerlo e se mi piace, certo. Ma ha avuto la possibilità per avere una relazione con un no, africano? No, non l'ha mai avuto. Allora, magari dopo questo video possiamo, no? Non lo so. Ti ringrazio tanto. Ciao ragazzi. Ciao. Posso chiedervi una domanda? Vai. Prima di tutto, voi siete single? Che non seguo il mio cuore. Sei fidanzata? Sì. Grande. Ma comincio da te. Sposeresti un africano? Se fosse... Sì. Ma perché no? Se mi piace, che mi sta simpatico, non sì. Hai avuto la possibilità per conoscere un africano graziosi, fidanzati, amico? Sì, sì, tanti amici rifugiati che sono qua in Italia e sono stata in Africa un po' di volte, in Malawi. E trovi bene con loro? Trovi bene con loro? Sì, sono meglio, gli africani l'ho sempre sostenuto. Sono una razza superiore loro. E lei? Io? Sì, anche io direi, beh, perché no? Bisogna conoscere delle persone e non credo che dipenda dalla nazionalità. Mi chiami come te, fare pregiudizioni. Mi mette più sogni, riesci ad essere sempre. Beh, anch'io direi di sì, ma magari ho avuto anche la possibilità, conosco tanta gente. L'importante è che siano persone simpatiche in generale, nel mio pensiero è quello, per un fidanzato basta che sia bravo, simpatico, mi voglia bene. Intelligente, mettiamoci anche quello, dai, per favore. Va benissimo. Hai avuto la possibilità per conoscere una come un fidanzato? Ho parlato con gente, sì, anch'io sono stata in Africa, in Mozambico e in Malawi, quindi diciamo che ho parlato con gente, ecco. E sei single? Ah, grande, Aaron, dopo questo video, vale. Ti ringrazio tanto. Prego. Sempre come sei, come sei, come sei. Cosa? Siete single? Sì, sì. Ah, allora, benissimo. Comincio da te. Sì, vai. Sposeresti un africano? Sì, sì, assolutamente. Perché? Ma perché alla fine se mi piace come persona, cioè, sposerei un po' chi mi pare. E cosa ti piace sull'africano? Ma è una cultura super bella, super diversa, e è fiero comunque scoprire nuove cose, arricchirsi con nuove culture, quindi sarebbe una esperienza fiera se ti piace la persona. E tu? No, io sì, lo sposerei perché sinceramente non mi importa del colore della pelle, ma solo della persona come è fatta dentro, tutto qua. E cosa ti piace di più sull'africano? Ma in generale non ho una preferenza, però vado proprio a vedere la persona e non al di fuori, capito? Ah, ok, grandi. E tu? Io più o meno la stessa cosa, cioè lo sposerei sicuramente perché alla fine, cioè, se mi piace una persona mi piace, basta, non importa il resto. Ma avete la possibilità per fidanzare un africano? In generale, così a Genova? Sì. Boh, più che altro che in generale i ragazzi della nostra età non ce ne sono molti. Sì, ne frequentiamo un sacco di sudamericani, sì, però... Sì, sì, ci sono più altre etnie rispetto agli africani. Ah, ok. Più sudamericani. Però così. Ormai, tipo, con tutti questi viaggi, sì, abbiamo possibilità di conoscere gente. Sì, sì, per quello sì, però a Genova non c'è molta possibilità. Va bene, vi ringrazio. Grazie ciao. Mille, ciao. Buongiorno. Ciao. Vuoi, lei è single? No. Ah. Va bene. Allora, posso chiederti una domanda? Certo. Se fosse sei single, sì. Sposeresti un africano? Se mi innamorassi di un africano, assolutamente, certo. E quindi hai avuto la possibilità per conoscere un africano come amici? Assolutamente. E come trovi con loro? Ma bene, bene, bene. Va assolutamente, bene. Sì, sì. Allora, cioè, gli amici che ho avuto africani erano persone con cui mi trovavo bene, amici. Grazie mille. A te, ciao.
Ah. Hai sentito tutto quello che stanno dicendo le persone? Alcuni dicono di non c'è nessun problema. Alcuni dicono che non sanno ancora. Fammi sapere cosa ne pensi tu. Sposeresti un africano o no? Questo video è la prima parte. Settimana prossima c'è ancora la seconda parte. Per avere subito il video a guardare, per favore iscriviti a questo canale, così ogni volta che metto un video lì sarai la prima persona a guardare, non perdi tanto tempo a cercare sul YouTube o su Facebook a guardare. Grazie mille, ci vediamo settimana prossima con la seconda parte di questo video. Mio nome è sempre Jacob Langs Nebinesa e sta guardando Voice of Africa, The Voice in the Wilderness. Buona giornata, ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!